Anne in a Spanish Landscape è un dipinto realizzato da Julian Schnabel nel 1988, eseguito applicando olio, piatti e bondo, un composto usato per riparare auto, su tre pannelli di legno accostati in verticale. Misura 289 cm di altezza e 317 cm di larghezza. Julian Schnabel è il maggiore esponente del neoespressionismo americano, nato negli anni 70 del 1900, in contrapposizione al minimalismo e all'arte concettuale. Le opere neoespressioniste sono caratterizzate dall'espressività e dalla luminosità. Le figure umane vengono recuperate e messe sotto trattamento dai pittori, che le deteriorano e le consumano, esprimendo le loro emozioni. Anne in a Spanish Landscape è dipinto nel 1988. Rappresenta una donna in un ambiente aperto tra la terra ed il cielo. La donna, raffigurata con abiti semplici di colore marrone in contrapposizione alla pelle chiara, presenta uno sguardo sospettoso rivolto verso l'osservatore. La collana col crocifisso rimanda all'iconografia religiosa di Schnabel. Ciò che rende particolare il dipinto sono i materiali con cui è realizzato: piatti rotti fissati su tavolocce di legno, come fossero delle pennellate. Decide quindi di sperimentare nuove forme di pittura e nuovi metodi. La stessa grandezza delle tavolocce, lunghe 2 metri, impressiona l'intera comunità artistica, ricordando la celebre pop art. La sua pittura è quindi libera da ogni convenzione, in balia delle emozioni, trascende il puro materialismo per sfociare all'interno delle sensazioni umane, affidando questo compito anche ai colori e agli strumenti di lavoro. Con la tela intrattiene un rapporto fisico, pare avverti l'urgenza di aggredirla, manipolandola con le mani o con stracci imbevuti, avvertendo l'esigenza di annientare l'esistente in modo tale da poterlo travalicare.